Benvenuti a TGCOM, monito di Napolitano contro la retorica xenofoba e polemiche in Parlamento dopo l'approvazione del disegno di legge sulla sicurezza. Il DDL dopo il voto alla Camera passerà al Senato. Abruzzo, entro 6 mesi verranno costruite case per 13.000 persone, lo ha annunciato Berlusconi, in serata primo sì del Parlamento all'erogazione dei contributi a fondo perduto. Folla Nazareth per Benedetto XVI che ha invocato il dialogo tra le diverse confessioni, il pontefice ha preso per mano un rabbino e un imam e insieme hanno pregato per la pace. Il mondo protesta contro l'ex Birmania dopo il fermo della leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi, preoccupazione da parte di Clinton e Ban Ki-moon e la Farnesina convoca l'ambasciatore del paese asiatico. Venerdì nero per i mezzi pubblici, Cobas hanno confermato lo sciopero di 24 ore, la protesta si svolgerà in fasce orarie diverse per città, garantendo quindi protette, braccia incrociate anche a scuola. Era l'ultima notizia. Lavatrice Bosch. Affidabile, Softronic, in classe A+. A soli 229 euro. Sotto costo expert. Lì, nel cuore di quelle foreste, mi sentivo come se stessi tornando a qualcosa che avevo perso tempo prima. Lontano da tutto quello che conosci. Da tutto quello che ti è stato insegnato. A scuola, o dai libri, o dalle canzoni, o dalla poesia. Trovi la pace, l'affinità, l'armonia. Anthony Hopkins. Istinto primordiale. Domani 23:30. Rete 4. Sempre su internet. Papi, sto chattando. Ma stai tranquillo, perché con Alice Mobile ogni volta che mi collego so quanto consumo. E questo solo Telecom lo fa. Ma vuoi che non sappia quello che fa Telecom? So quante scaglie c'ha un caimano. Scaglia più, scaglia meno. Come ricercatore sono attento alle innovazioni. Ho letto i test dell'Università Sapienza che attestano che i deodoranti possono perdere di efficacia durante il giorno. Ma c'è una grande invenzione. Un deodorante da Gillette che si attiva e si riattiva, così è più efficace. È il nuovo Gillette Responsive. Un deodorante innovativo. I test della Sapienza lo dimostrano. Per festeggiare l'arrivo del digitale terrestre a Torino, Mediaset ti invita al grande concerto di Amici con Maria De Filippi. Sabato 16 maggio, ore 21, Piazza San Carlo, Torino. Mediaset, sempre la tua TV, ancora più ricca, ancora più bella. Ci sono molte cose che forse non sai di un'auto a metano. Per esempio, dimezzerà il costo dei tuoi viaggi. Perché con 3 euro fai più di 100 km. Ma soprattutto cambierà l'aria che respiri, perché è il carburante più naturale e pulito che c'è. Tutto questo con un motore progettato, fabbricato e garantito da Fiat. Viaggiare gratis non si può, ma spendere la metà sì. Fino a 6.000 euro di ecoincentivi e in più 6 anni di ecofinanziamento con anticipo zero. Enigmatico, determinato, intenso, tutti i volti di un mito. Tom Hanks, con Panorama, tutti i suoi più grandi successi. Da Il Miglio Verde a Forrest Gump, da Castaway a Filadelfia, prima uscita Il Codice da Vinci. Solo con Panorama. Su mediashopping.it, il primo sito di e-commerce d'Italia per varietà di prodotti, scegli tra più di 40.000 articoli, tutti a prezzi convenienti. Le spese di consegna saranno solo di un euro. Dall'elettronica all'abbigliamento, allo sport alla salute e bellezza, alla musica al design, ai film e alle serie TV. Spese di consegna di solo un euro su mediashopping.it, lo shopping a casa tua. Il grande cinema non è mai stato così vicino. Mediaset Premium presenta una nuova, straordinaria offerta dedicata al cinema. Più di 100 film al mese. Anteprime esclusive e cult indimenticabili. 24 ore su 24. In formato 16 noni e senza interruzioni, per vivere tutte le emozioni che solo i grandi film riescono a trasmettere. Mediaset Premium accende emozioni. I bambini maltrattati si portano addosso il peso degli abusi subiti. CAF da 30 anni li aiuta a ritrovare tutta la leggerezza che la loro infanzia si merita. Manda un SMS al 48543.
ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. La perturbazione in arrivo dai settori occidentali porterà nel corso della giornata di domani piogge e rovesci sparsi soprattutto su Alpi nord-ovest, regioni centrali in particolare del versante tirrenico, Sardegna e ovest della Sicilia. Nel corso della serata questi fenomeni tenderanno ad attenuarsi un po' dappertutto. Per quel che riguarda poi le temperature, valori massimi in calo al nord e sui versanti occidentali. Vuoi ricevere ogni giorno via SMS le previsioni della tua città? Invia il nome della tua città al 48429.